Durante la menopausa avvengono nel corpo tantissime variazioni che possono indurre anche la perdita di osso per colpa degli estrogeni, che sono degli ormoni che hanno tra le funzioni anche quella di proteggere proprio il tessuto osseo. Molto spesso quindi la menopausa si accompagna anche ad osteoporosi, che coinvolge naturalmente anche il tessuto osseo della bocca. L'osteoporosi è un fattore di rischio per quanto riguarda la parodontite. La malattia, cioè dei tessuti, tutti i tessuti che circondano il dente e quindi gengive, legamento e osso. Quali sono quindi i segni da non sottovalutare? Gengive che sanguinano, gengive dolenti, denti che si muovono oppure un cattivo sapore in bocca. Per questo sarebbe opportuno fare periodicamente dei controlli dal dentista o dall'igienista dentale in maniera che questi si accorgano se ci sono dei problemi e in maniera che si possa intervenire precocemente, prima che sia troppo tardi. Un altro disturbo legato alla menopausa è la secchezza della bocca, cioè una scarsa produzione di saliva. La saliva è importantissima perché deterge sia i denti sia la mucosa del cavo orale. Quali sono quindi le avvertenze per quelle donne che stanno entrando, sono entrate in menopausa? Cercare di evitare il fumo, l'alcol e lo stress, fare controlli periodici dal dentista, cercare di fare attività fisica o delle attività di rilassamento come lo yoga o il pilates e alimentarsi in maniera corretta, mangiando molta frutta, molta verdura e integrando eventualmente l'alimentazione con vitamine o minerali e bevendo molta acqua.